Miki, domani è il mio primo giorno di scuola e sono molto agitata. Ciao Miki, mi piace stare in banco con Marta, anche perché sembra che le altre non mi vedano. Per loro sono invisibile. Grande notizia, Miki! Finalmente Marta mi farà entrare nel gruppo delle Lady Angels. Però devo superare una piccola prova. Sono stragitata. Ciao Miki, oggi durante l'intervallo le ragazze mi hanno truccata nel bagno. Era questa la prova da superare. Ci siamo anche fatte delle foto. È stato divertente. Miki, oggi è una giornata nera. Non posso entrare nel gruppo delle Lady Angels. Dicono che non ho superato la prova segreta. Hanno fatto vedere la mia foto truccata a tutti i maschi della classe. Mi vergogno troppo. Vorrei sparire e non tornare più in quella scuola. Ma non so come dirlo a mia mamma. Aiuto. Se qualcuno ti picchia, il dolore prima o poi va via. Essere vittima del cyberbullismo, invece, ti fa provare un senso di esclusione infinita. E questo resta nel cuore. Sono circa le 3 di notte del 5 gennaio 2013, quando il signor Paolo Picchio viene svegliato dal suono del campanello. Alla porta ci sono i carabinieri che gli chiedono notizie di sua figlia Carolina. Il signor Paolo è stupito. Perché queste domande? Carolina è a letto. È andata in camera sua a dormire qualche ora prima e adesso di sicuro è lì. Il signor Paolo, seguito dalle forze dell'ordine, si dirige al piano superiore. Sale le scale e quando apre la porta, la cameretta di Carolina è deserta. Il letto, disfatto, è vuoto e la finestra è aperta. Giù nel cortile, 3 piani più sotto, sta arrivando un'ambulanza e alcuni vigili del fuoco stanno coprendo un corpo con un lenzuolo bianco. Quel corpo appartiene a sua figlia Carolina. Se provassimo a digitare il nome di Carolina Picchio su Google, comparirebbero decine di sue foto, quasi tutte sorridenti. Solo alcune con un finto broncio da selfie che la rendono ancora più tenera e simpatica. È bella quando fissa l'obiettivo con gli occhi sgranati, dietro gli occhiali grandi e con la cuffia di lana in testa. È bella con il volto leggermente obliquo in una posizione studiata ma non presuntuosa. E quando sorride sotto il cappuccio della sua felpa bordeaux. Anche quando si tiene il mento con una mano, il polso carico di braccialetti, il rossetto e il trucco attorno agli occhi, Carolina Picchio ispira simpatia e tenerezza. Una sera di novembre, Carolina partecipa ad una festa con gli amici e i compagni di scuola. È a casa di un ragazzo, a Novara, ad una festicciola come tante, con ragazzi e ragazze tra i 13 e i 16 anni. Ad un certo punto però salta fuori una bottiglia di vodka e qualcuno comincia a fare cocktail sempre più carichi. Un bicchiere tira l'altro, come succede anche tra adulti più abituati ed esperti, e Carolina, che non è così abituata, beve un po' troppo e si ubriaca.
Quella ridarella si trasforma presto in uno stordimento fastidioso che prende allo stomaco. Corre di sopra in bagno, dove vomita, sempre più stordita e stonata. Dopo poco arrivano alcuni ragazzi, amici e compagni di scuola maschi, che, a vederla così catatonica, quasi collassata sul pavimento, cominciano a scherzare pesantemente. Viene sballottata da una parte all'altra. La prendono, la sollevano. Le tengono la testa davanti al cavallo dei pantaloni mimando un rapporto orale. Alcuni di quei ragazzi fanno per sbottonarsi la cerniera e intanto ridono. Le chiedono se sa fare quel genere di cose e fanno tante altre cose di pessimo gusto. Uno di loro, all'epoca tredicenne, tira fuori il cellulare e riprende la scena. Tra una battutaccia e l'altra, però, i ragazzi si accorgono che Carolina non è soltanto stordita. È proprio svenuta, totalmente inerte. È in uno stato che sembra quasi comatoso. Si spaventano. Trovano il telefono della ragazza e chiamano il padre, il cui numero è memorizzato nella rubrica. Quando il signor Paolo arriva, trova la figlia sul pavimento. In un primo momento si arrabbia con i ragazzi che minimizzano. Quella è mia figlia, giù per terra! Cosa avete fatto? Ma in sé, cioè, roba leggera. Poi pensa, ok, avrebbe avuto troppo. Succede, sono ragazzi. Così, con un paio di schiaffetti, risveglia Carolina e se la porta via, a casa. Durante il tragitto, in macchina, Carolina si scusa con suo padre. Dice che le dispiace e che neanche si ricorda di quello che ha fatto. Lei non se lo ricorda, ma c'è qualcuno che lo fa al posto suo. Gli amici che erano con lei in bagno postano su Facebook e WhatsApp il video in cui, totalmente ubriaca e praticamente incosciente, si lascia sballottare in quel contesto e in quelle posizioni. In brevissimo tempo, il video diventa virale. Come un virus, si diffonde a macchia d'olio nella rete, ripreso, ripostato, condiviso da decine, centinaia, migliaia di utenti, ma soprattutto viene commentato. Il giorno successivo, Carolina si ritrova al centro di una bufera mediatica. In meno di 24 ore, il video della sua incoscienza violentata ottiene 2600 like e la lista dei commenti si allunga. Molti pseudo amici, così come molti ragazzi che frequentano l'Istituto Pascal di Romentino, ma soprattutto persone completamente sconosciute, scrivono sui social attaccandola e insultandola pesantemente. Sfigata, fai schifo, sei malata, ti sputerei addosso. Una tempesta che non è soltanto mediatica, perché anche a scuola Carolina si ritrova additata da molti, rifiutata anche da quel fidanzatino che ha lasciato e con il quale, come avrebbe confidato alla sua amica, vuole tornare assieme. Quel ragazzo, anziché comprendere, dopo aver visto il video, non solo si rifiuta all'idea di tornare con lei, ma come tutti gli altri, la insulta pesantemente. Una delle caratteristiche principali che distingue il cyberbullismo dal bullismo tradizionale è la pervasività. Allontanarsi da scuola, chiudersi nella propria casa, nella propria stanza, vuol dire mettersi al riparo dalla violenza del bullo. Ma questo non accade se l'odio è diffuso online. Puoi spegnere il cellulare, il tablet, il computer. Beh, tutto questo non fermerà gli attacchi di un hater. Gli haters possono manifestare astio e disgusto utilizzando canali di comunicazione diversi, ma oggi la rete rappresenta il loro habitat ideale, il luogo privilegiato in cui evacuare pensieri primitivi e intolleranti con l'illusione e il più delle volte con la certezza che basti un nickname, uno pseudonimo, a garantire l'anonimato. Poi per gli haters
è quasi come un gioco. Sì, perché giocare sulle emozioni più arcaiche, sulla paura dei mutamenti sociali e psicologici, e farlo con un linguaggio duro e provocatorio, al limite e oltre l'insulto, riscuote un consenso maggiore che comunicare argomenti fondati e con toni pacati. Sapete, il mondo di un adolescente non è grande. Anzi, quello di un bambino sembra quasi infinito, perché è tutto da scoprire, è un mondo fantastico. Quello di un adulto ha tante possibilità di fuga, ma quello di un adolescente di solito è un mondo piccolo. È in continua trasformazione, è confuso, inquieto, fragile, ma è comunque un mondo piccolo. Quel piccolo mondo per Carolina è diventato una prigione di vergogna, rabbia e disperazione. Carolina esce sempre meno. Ormai se ne sta chiusa in casa. E quando la sera del 4 gennaio 2013, dopo aver dato la buonanotte a suo padre, entra nella sua stanza, si collega di nuovo alla rete. Rivede quel video, i like, i commenti feroci e cattivi che la insultano, vomitandole addosso cose che ormai non può più sopportare. Decide così di scattarsi un ultimo selfie e di pubblicarlo su Instagram come un piccolo testamento. Poi prende un pezzo di carta e scrive: perché questo? Beh, bullismo, tutto qui. Le parole fanno più male delle botte. Cavolo, se fanno male. Ma io mi chiedo, a voi non fanno male? Siete così insensibili? Carolina poi saluta i familiari, saluta le amiche, apre la finestra e si butta di sotto. Le parole fanno più male delle botte. Un motto usato anche da Papa Francesco quando si rivolge ai fedeli raccolti in preghiera. Le parole fanno più male delle botte. Parole che Paolo Picchio, papà di Carolina, raccoglie e fa sue, tracciando un sentiero al servizio dei ragazzi nelle scuole, perché nessuno più provi il dolore che ha provato sua figlia. Dopo tanta musica vorrei soffermarmi un attimo su una storia che quando l'ho ascoltata la prima volta mi si è stretta veramente il cuore. E per raccontarla vorrei avere qui al mio fianco Don Davide. Vieni, Don Davide. E insieme a Don Davide il signor Paolo. Per adesso è semplicemente il signor Paolo, ma tra poco vi spieghiamo chi è il signor Paolo. Vieni. Allora, vedo se ce la faccio senza commuovermi troppo. Partiamo da una foto, regia, per favore. Una bellissima foto di una bellissima ragazza, di nome Carolina. Don Davide, se vuoi, vai avanti con la storia. Anch'io sono emozionato, devo essere sincero. Carolina era una ragazza
bellissima, intelligente, sportiva e anche con una personalità forte. Nel 2013 aveva 14 anni, amava le stelle. In questa notte di Natale vogliamo ricordarla con alcuni versi che papà Paolo ha scritto. Sei la mia cometa, la tua luce non mi abbandona mai. Allora vorrei chiedere a papà Paolo cosa è successo in quella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2013. Beh, Carolina è stata molestata, ripresa e pubblicata sul web. Carolina, questo filmato è stato poi reso virale e quando Carolina si è vista queste immagini in cui non si riconosceva, è stata colpita da centinaia, migliaia di insulti e non ha retto allo sconforto e alla cattiveria e si è tolta la vita. Carolina ha lasciato delle parole veramente fortissime. Ha detto: le parole fanno più male delle botte. Quello che è successo a me non deve mai più capitare a nessuno. E oggi papà Paolo è chiamato papà Picchio perché sì, gira tutta l'Italia. Lo chiamano col cognome ed è diventato amico di tutti i ragazzi delle scuole d'Italia. Ecco, come hai superato questo dolore che non si può superare e quale eredità Carolina ti ha lasciato? Beh, dopo questo enorme dolore io ho voluto prendere quello che ha scritto Carolina e l'ho portato in giro a tutti i giovani ragazzi e ragazze d'Italia che si rivedevano in Carolina e nelle sue parole. Io, mentre prima questi ragazzi chiedevo il loro abbraccio, il loro conforto, oggi vedo che sono loro a richiedermi di essere abbracciati, perché siamo noi genitori che abbiamo dimenticato com'è pericoloso questo mondo virtuale. Ma l'abbraccio più importante è stato quello avuto da Papa Francesco ieri, perché Papa Francesco è molto attento al problema del bullismo e del cyberbullismo in rete. Un messaggio, quello di Carolina, che consentirà al Tribunale dei minorenni di Torino di celebrare il primo processo sul cyberbullismo in Italia con condanne esemplari. Le condotte, anche virtuali, che hanno portato Carolina a togliersi la vita, non possono essere derubricate a semplici ragazzate. Per gli episodi che hanno portato alla morte di Carolina Picchio, attraverso la diffusione di quel filmato e delle sue conseguenze, la Procura del Tribunale per i Minori di Torino, infatti, indaga sei ragazzi tra i 13 e i 16 anni, tra cui l'ex fidanzato che quella sera non era presente alla festa. Parte anche un'inchiesta sui social, Facebook su tutti, per determinare la responsabilità nel suicidio di una ragazza di 14 anni. Nel 2016, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori di Torino condanna 5 ragazzi alla messa in prova dai 27 ai 15 mesi, che significa doversi sottoporre a un periodo di trattamento, mentre un altro imputato, che nel frattempo è diventato maggiorenne, patteggia con il Tribunale di Novara 1 anno e 4 mesi per stalking, pena poi sospesa con la condizionale. Tutto è stato perdonato e la fedina penale di questi ragazzi rimane pulita. Intervistato dalla trasmissione Anno 1 di Michele Santoro, uno degli autori del video minimizza. Io ho fatto il video a Carolina, avevo 13 anni. Ma non c'ha neanche... Era la prima festa a cui assistivo.
non so, mi è venuta da fare un video, ma io ero piccolo. Ero piccolo. Cosa si vedeva in questo video? C'era Carolina semplicemente appoggiata al muro. Uno, cioè, tipo, ha fatto finta di tirarsi giù i pantaloni e basta. Non l'ha fatto. E un altro gli ha chiesto fammi un pompino e basta. Per ridere, ridendo. Perché è sua amica. Che non è che... Erano migliori amici. Sai WhatsApp che ci sono i gruppi? Sì. Io l'ho mandato solo in un gruppo di miei amici. Mi rivolgo adesso a quelli che hanno fatto il video e l'hanno postato, sì. Ma soprattutto a chi ha messo i like. A chi ha commentato con tanta ferocia. Come l'elemento che dopo il suicidio di Carolina ha scritto «Finalmente è morta questa...» Perché? Perché odiare così tanto Carolina? Cosa vi aveva fatto questa ragazza? Perché tanto odio? Perché? I moderni strumenti di comunicazione e le nuove tecnologie non sono in sé totalmente buoni o cattivi, indispensabili o pericolosi. A connotarli è il loro utilizzo. E la sicurezza non consiste nell'evitare le situazioni a rischio, ma nell'imparare a conoscerle e a saperle gestire. Il web è un mezzo molto potente. È un po' come un'auto da corsa. E mettersi al volante di quell'auto senza patente può rivelarsi una pessima idea, perché il rischio concreto è quello di finire fuori strada. E per oggi è tutto. Vi ringrazio per essere passati da qui. Ci si ritrova a breve per un altro caso True Crime. Ciao, a presto.